abbiamo da segnalare due mozioni che sono state discusse in Consiglio regionale. La prima è che abbiamo avuto una bocciatura su una proposta di un presidio ospedaliero di base da mantenere all'Isola d'Elba. In maniera assolutamente vergognosa e scandalosa, il PD ha detto di no. Si assumerà delle responsabilità enormi rispetto all'isola. La seconda questione riguarda invece la libera professione all'interno degli ospedali. Noi abbiamo denunciato il fatto che la libera professione all'interno degli ospedali introduce due conflitti di interesse. Il primo è quello del sanitario, che ha più interesse a far cassa con la libera professione. Il secondo è il far cassa da parte dell'azienda pubblica. È una cosa incredibile e in questo senso di nuovo il PD si è manifestato in tutta la sua arroganza, dicendo assolutamente di no a modificare questo tipo di atteggiamento delle strutture sanitarie. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità una mozione che supporterà l'azione del Comitato Io Sono 141 presieduto da Loris Rispoli. Inoltre sosterremo tutti l'azione della Commissione parlamentare che sta indagando e che dopo 25 anni porterà a squarciare quel velo nebbioso che avvolge questa strage. Abbiamo inoltre presentato una mozione che è stata votata alla maggioranza e abbiamo quindi vinto e dobbiamo avvisare tutti i cittadini truffati dalle cooperative che la Giunta si adopererà presso il Governo nazionale affinché la legge 122/2005, che è l'unica che al momento salvaguarda gli interessi delle persone truffate, sia fatta funzionare finalmente. L'unica legge che al momento non è stata assolutamente presa in considerazione. Il 27 gennaio 2016 le conferenze nazionali dei conservatori statali e non statali si sono ritrovate al MIUR e hanno manifestato una forte preoccupazione per la mancata attuazione della legge 508 del 1999, che ancora nel 2016 non è attuata. Questa riforma coinvolge anche quattro istituti musicali toscani di alta formazione musicale che grazie a questa riforma potrebbero attingere ai soldi direttamente dello Stato, quindi direttamente dal MIUR. E noi abbiamo chiesto alla Giunta un impegno in merito col Governo centrale e soprattutto se si ha conoscenza dello stato economico in cui versano i nostri istituti. Abbiamo presentato un atto per chiedere chiarezza riguardo al tema energia e riguardo al tema geotermia per tutta la regione toscana e in particolare per la frazione di Monte Castelli Pisano nel comune di Castelnuovo di Cecina e il bellissimo sito in prossimità del Masso delle Fanciulle nel comune di Pomarance, che è una zona, tra l'altro, un sito di interesse comunitario. Non possiamo fare pianificazione e programmazione di nuovi impianti senza un documento di riferimento come può essere quell'allegato che già è stato fatto per gli impianti fotovoltaici, è stato fatto per gli impianti eolici, ma stranamente manca per gli impianti geotermici. Sono quei documenti che dicono quali sono le aree idonee e quelle non idonee per l'installazione di questi impianti, anche se a zero emissioni. Salve a tutti, questa settimana interrogheremo la Giunta regionale relativamente ai 148 milioni che vengono a mancare nel bilancio. È una cifra consistente, è una cifra che mette in difficoltà le finanze regionali perché dovremo andare a ricontrollare tutte le voci di bilancio e noi andiamo a chiedere appunto dove verranno fatti i tagli. È un atteggiamento scorretto. Renzi promette soldi e poi li toglie. La regione toscana non dice niente, si adatta e taglia là dove intenderà tagliare. Quindi attenzione, vi comunicheremo i tagli che farà la regione. Quando avviene un incidente alle cave, tutti i riflettori si accendono su Carrara. Poi dopo qualche giorno nessuno ne parla più, finché non se ne verifica uno nuovo, un'altra tragedia. Restano le promesse delle autorità civili e politiche, ma poi le azioni concrete e risolutive non sono mai attuate. L'anno scorso erano state 3 le vittime sul lavoro nei bacini marmiferi e nelle attività legate alla lavorazione del marmo.
Anche i dati relativi agli infortuni lievi di media entità, seppure in diminuzione, restano molto allarmanti, uno ogni due giorni, e ci si domanda ancora una volta se è stato fatto proprio tutto per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori. Il mondo dell'oro bianco è fatto di privilegi medievali, ingiustizie, disuguaglianze, infortuni, dolori e morte. Una risorsa che garantisce molti profitti a pochi e causa uno sfruttamento indiscriminato delle nostre risorse umane ed ambientali. Il Movimento 5 Stelle non ha mai messo la testa sotto la sabbia su questo tema, intervenendo in modo deciso sull'argomento coi propri consiglieri comunali fin dal 2012. Nel novembre 2013, con l'iniziativa Incavatur, più di 20 parlamentari dei 5 Stelle di ogni parte d'Italia salirono a Carrara per rendersi conto di quanto stava accadendo alle cave. Proprio per questo, in qualità di membro di commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni del lavoro, avevo chiesto sin dal settembre 2014 un intervento specifico per le cave di Carrara. Il 15 dicembre 2015 rinnovai la richiesta alla Presidenza mandando una serie di audizioni eventuali da fare. Presidente, i cavatori sputano ogni giorno sudore e sangue. L'unico modo per prevenire incidenti è implementare forme di prevenzione e sicuro controllo, verificare le misure di sicurezza imponendo anche a chi estrae più rispetto della vita umana piuttosto che al profitto. Presidente, ogni lavoratore che è morto in cava significa che una moglie è rimasta vedova, che un figlio non ha più un padre, che una persona è stata strappata alla vita in modo violento. Tutto questo non è più tollerabile. Tutto il Movimento 5 Stelle si stringe al dolore dei nostri concittadini e in particolare l'abbraccio della collega Laura Bottici è il mio. Grazie Presidente. Grazie, ci associamo anche come Presidenza di fronte a questo.